Giornata storica, quella del 4 ottobre per la pallamano italiana, una data da cerchiare in rosso sul calendario perché i vertici della IHF, Hassan Mustafa, della EHF, Michael Wiederer, accompagnato dal presidente onorario Jean Brion, hanno fatto visita alla FIGH e al CONI. Una visita istituzionale, quella dei vertici dell'handball mondiale, accolti dal presidente federale Pasquale Loria e dal vicepresidente Stefano Podini, nel corso della quale sono stati stabiliti i punti cardine di un'azione di rilancio deciso del movimento italiano. This is Italian. We are not Sì, going to l'Italia non parte da zero. zero. L'Italia è uno dei grandi Italian, one of paesi the del great mondo candidates nell'handball da molto tempo, ma da più di that 10 o you were 15 anni ha beating avuto un for calo delle since long time. performance. Oggi ha un nuovo presidente, un nuovo consiglio e siamo venuti per aiutarli a More portare la than pallamano di 10-15 nuovo years ad alti the livelli. Siamo molto performance felici di coming essere qui down con from il the nuovo vice presidente Loria, che è president molto attivo. Insieme stiamo andando a Recently parlare con il Italy presidente del to Comitato help Olimpico us Italiano per aiutare a to promuovere e promote sviluppare more l'handball in handball questo in grande this great paese. country, Italy. Italian Handball and L'Italia può FICA vantare una discreta esperienza come membro della European Handball Federation, ha in passato ospitato grandi eventi della IHF. Io penso che averne qui il presidente assieme ad Hassan Mustafa, presidente della IHF, sia un'occasione unica, un'occasione importante per discutere con i vertici appunto della Federazione Italiana del futuro delle competizioni e di altre questioni che spero e auspico possano portare a uno sviluppo positivo della pallamano in Italia. Of Italian handball. È evidente come l'Italia sia una nazione ai vertici nello sport e nella pallamano, ha organizzato eventi importanti in passato. Noi abbiamo molto bisogno dell'Italia ed è per questo che il presidente della EHF Wiederer è qui oggi. Questa è anche la mia mission come referente della EHF per la FIGH, c'è dinamismo e voglia di garantire il progresso della pallamano italiana. Un rilancio, quello della pallamano italiana, supportato appieno anche dai vertici del CONI. Nel corso di un secondo meeting, infatti, il presidente Malagò ha espresso totale appoggio ai progetti della Federazione Italiana Gioco Handball. Sostegno che è arrivato su alcuni versanti specifici individuati dalla FIGH e condivisi con le federazioni mondiale ed europea, su tutti la penetrazione della pallamano nel tessuto scolastico italiano su due differenti livelli, uno culturale attraverso una spinta decisa anche da parte del CONI nei confronti del progetto scolastico federale e uno di natura infrastrutturale volto ad assicurare al movimento italiano un peso, una voce in capitolo nella costruzione di palestre scolastiche in grado di garantire anche la pratica della pallamano. Il supporto del CONI e delle massime cariche internazionali presenti ha riguardato poi il versante degli eventi e delle manifestazioni. In questo senso il presidente Malagò ha assicurato alla FIGH pieno appoggio per la candidatura già presentata ad ospitare i campionati mondiali di beach handball del 2020. Massima disponibilità è stata mostrata da tutte le istituzioni presenti anche per l'organizzazione di un grande evento di pallamano nella storica cornice dello stadio Nicola Pietrangeli all'interno del Parco del Foro Italico a Roma, da svolgersi nel giugno 2019 in occasione del cinquantennale della Federazione Italiano a gioco handball. Sport olimpico, sport di grande tradizione. Sappiamo che il nostro paese c'è un gap, chiamiamolo tecnico, che è sotto gli occhi di tutti, però ci dobbiamo impegnare, bisogna rimboccarsi le maniche tutti quanti. Il CONI deve stare vicino alla federazione e mettersi in condizione, ovviamente, in un progetto a medio e lungo termine, per fare della pallamano quello che ovviamente siamo in altri sport. Penso che è stato un incontro storico e molto importante per noi tutti. Abbiamo trovato un presidente Malagò molto disposto a risolvere dei problemi, era molto efficiente, ha subito dato delle informazioni ai suoi dipendenti collaboratori e io penso che è stata una cosa dovuta e come ho iniziato il mio discorso molto importante per la Federazione Italiana. Soddisfazione è stata espressa al termine dell'incontro dal presidente della Federazione Italiana Gioco Handball Pasquale Loria e dal vicepresidente vicario Stefano Podini. Avevamo bisogno di questo supporto e input istituzionale per procedere in tal senso e quindi avere il supporto delle istituzioni italiane per entrare nelle scuole, ma soprattutto volevamo lanciare il messaggio a Giovanni Malagò, quindi al presidente del CONI, quanto le istituzioni internazionali della pallamano ci tengono che l'Italia cresca in questo sport e quindi noi come pallamano possiamo crescere se il CONI ci dà una mano e quindi anche a livello internazionale l'Italia può prendere quel ruolo importante che gli compete.
chiaro che parallelamente si inizia con la scuola, ma poi abbiamo un progetto di comunicazione molto importante che abbiamo strutturato e stiamo portando avanti. La comunicazione deve comunicare cosa? Grandi eventi, progetti, squadre, spettacolo, quindi è tutta una serie di elementi che si devono mettere assieme per trasmettere questa, diciamo, voglia di crescita della pallamano. Sì, oggi è stato sicuramente il momento più alto fino ad ora della mia presidenza. È stato un bel momento perché penso che abbiamo concretizzato molte cose, soprattutto abbiamo trasferito al presidente del CONI Malagò questo grande interesse delle autorità internazionali, della Confederazione Mondiale, della European Handball Federation nei confronti della pallamano italiana, perché l'Italia è un grande paese sportivo, come si è detto, ma è anche un grande mercato e 60 milioni di abitanti sono interessanti per qualsiasi organizzazione sportiva che si basa anche su rapporti commerciali. Quindi l'Italia è al centro delle attenzioni degli organismi internazionali, siamo riusciti a trasferire loro in questi mesi l'idea che vogliamo fare e che siamo sulla buona strada per ottenere dei miglioramenti, anche se poi ci vorrà del tempo soprattutto dal punto di vista tecnico, e aver trasferito questo concetto e questa assoluta fiducia delle autorità internazionali al nostro presidente del CONI è un passo importante, ma come ha detto Mustafa è il primo passo, perché ora dobbiamo continuare, sarà a noi premere per realizzare e concretizzare le cose che oggi ci siamo dette.